Ciao, mi stavo chiedendo, ma come sarà l'offerta di birra nei supermercati della Bergamasca? Ve lo state chiedendo anche voi? Allora seguitemi! Se volete vedere le recensioni degli altri supermercati, delle altre catene, potete cliccare qui a video. Noi adesso entriamo in una coppia. Entriamo alla ricerca del reparto birre. Ed eccole, dopo le birre analcoliche e le birre, diciamo, mainstream, ecco le birre speciali. Le prime birre nelle quali ci imbattiamo sono quelle a marchio Coop, delle non meglio specificate doppio malto rossa e chiara, le Fior Fiore British Strong Ale, Blanche, non meglio specificata Blonde, Vice e la IPA. Per finire con una Belgian Triple. Sempre a marchio Coop le artigianali Red Double Ale e Blonde Ale. Le artigianali di Mastri Birra e Umbri, non meglio specificata rossa bionda, e la Pils. La Biova, birra chiara italiana ottenuta dal pane invenduto. Continuiamo con Lisa, che è una lager di birra del Borgo. Le ultime italiane che troviamo sono la rossa, la bionda e la Weiss di Cascina Morosina. E passiamo alla Germania con la Paulaner Münchnerell e Weiss, Hofbräu Schwarzweiss Original e Weiss. Chiudono Franziskaner Dunkel e Naturtrub. Passiamo alla Francia con Bière du Démon IPA, la Fischer Blonde, per finire con la Corsa Pietra. Dagli Stati Uniti due IPA, quella di Lagunitas e la Session Ale di Founders, Budweiser, Slalom, Guinness. E finiamo con il Belgio, dove troviamo l'Elf Triple, Ambré, Rouge, Blonde, con anche le bottiglie da 75 cm, Scimetta Porosso e chiudono Grimbergen, Double Ambré e Blonde. Gli stili presenti sono davvero pochi, poiché la maggior parte delle birre non hanno uno stile definito. Della famiglia Ale c'è poco, una stout e nessuna fermentazione selvaggia. 1,5 punti, quasi sufficiente. Dei birrifici artigianali italiani pochissime referenze, poche francesi e americane e una sola scozzese, un irlandese, una ceca e un inglese. 2 punti per l'assortimento. Le birre sono divise per birrificio, ma mancano completamente delle indicazioni per aiutare l'acquisto dei meno esperti. L'esperienza d'acquisto quindi è discreta, 3 punti. Le scadenze sono a 3 anni, a oltre un anno, ma anche a 4 mesi e addirittura a 3 mesi, ma per stili che devono essere bevuti molto più freschi. Il punteggio per la freschezza è quindi 2. Se vuoi che Gianjibir valuti anche altri supermercati, abbiamo bisogno di te. Metti mi piace a questo video e se vuoi clicca su super grazie. Ed eccoci al punteggio finale. Ormai lo sapete, 1 insufficiente, 5 ottimo. Questa Coop della provincia di Bergamo ha totalizzato 1,85, quasi sufficiente. Io risalgo in macchina perché voglio testare anche una Iper Coop e ovviamente anche altri supermercati. Alla prossima!